Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nelle ultime ore sono arrivate da oltreoceano alcune voci alquanto spinose che vedono protagonisti Harry e Meghan Markle. Secondo le indiscrezioni, infatti, i duchi di Sussex potrebbero divorziare. Una notizia che fa tremare sia i fan della coppia che la monarchia stessa. Nonostante i diretti interessati abbiano tentato di smentire la questione, i momenti ormai molto rari che li vedono insieme in pubblico lascerebbero pensare invece a un fondo di verità. Ma scopriamo di più. A parlare del possibile divorzio tra Meghan e Harry è stato il Sun, il quale tuttavia ha sottolineato anche la dubbia veridicità di queste voci che vedrebbero i duci di Sussex sempre più distanti. Al momento si tratta infatti di rumors, assolutamente non confermati o verificati, nati dal fatto che ormai da un po' di tempo Harry e Meghan tendono a mostrarsi in pubblico separati. Inoltre, gli stessi tabloid inglesi, assolutamente cauti nel dare informazioni se queste non sono certe, non hanno affrontato l'argomento, lasciando pensare ancora di più che possa trattarsi solamente di voci infondate. I rumors sono infatti nati nelle ultime settimane, ovvero da quando Meghan e Harry hanno iniziato a passare più tempo separati. In particolare, Meghan Markle ha preso parte al gala di beneficenza dell'ospedale pediatrico di Los Angeles senza Harry. E allo stesso tempo, Harry ha trascorso il suo compleanno con gli amici, e non con la moglie, ed è partito per un viaggio a Londra in Lesotho da solo. Impegni da separati che hanno quindi alimentato l'ipotesi di separazione. A tutto questo vanno ad aggiungersi poi altre voci recenti che vedrebbero il principe Harry colto da una forte nostalgia nei confronti di casa. Harry, infatti, vive ormai da tempo in America con Meghan e i due figli, ma secondo gli ultimi rumors il principe starebbe manifestando sempre più insofferenza in merito alla situazione. Insomma, una mancanza di casa che potrebbe influire sul rapporto con la moglie e la nuova vita che i due si sono creati dopo aver detto addio alla monarchia inglese. Ma anche in questo caso le certezze non sono molte.